questa roba, dovete fare, non è scienza dei raggi, ci sono i soldi qua dietro. Cioè, con questa roba che vi sto dicendo diventate milionari o no? Oh, oh! Quello per me è incredibile, è come tantissimi imprenditori possano andare avanti con la loro azienda senza conoscere minimamente i dati rilevanti per il loro business, come se fossero al giorno zero, porca puttana. Cioè, tu quando apri, capisco che questi numeri tu possa non averli perché non sei stato in grado di fare delle proiezioni che sono un po' più complicate che contare, certamente, ma è un miracolo assoluto che voi senza conoscere sta roba siate ancora aperti e non falliti. C'è differenza tra stare in piedi al limite del fallimento, ok, o guadagnando qualcosina o andando un po' sotto, e avere successo in un imprenditore. Senza conoscere i numeri, precisamente, tu non puoi avere quello che io definisco successo. Cioè, se tu non conosci nemmeno i dati grezzi, ti sei appena reso inutile come imprenditore. Cioè, come imprenditore tu nella tua azienda non servi a un cazzo, non servi a niente. Tu nella tua azienda non servi a niente. Come io non servo a niente? Ma ho capito che sei il capo tecnico, che sei il capo operaio, che se non ci sei tu non si può fare la roba, ma sei un cazzo di capo operaio. Ma non hai nulla a che vedere con l'imprenditore. L'imprenditore è colui che conosce i numeri e quindi dice: porca di quella puttana, non stiamo avendo abbastanza referral nei primi 30 giorni, quindi poi la gente si perda, adesso cerchiamo di incrementare questa attività. Oh, l'imprenditore fa sta roba qua, ma se voi siete una manica di fonati che non avete i numeri fondamentali per fare impresa, tu come imprenditore non servi a un cazzo. Voglio essere molto categorico, sapete ragazzi che io sono categorico sulle cose, per me o è bianco o è nero, e anche in questo caso è bianco e nero. Cioè, chi è bloccato dai dubbi sui numeri o chi non li conosce o chi ha opinioni sui numeri o chi tira a indovinare quando glieli chiedo, non può avere successo. Sono tre livelli numerici che voglio che voi impariate. La prima categoria di numeri che è rilevante sono gli indicatori predittivi di performance che mi mostrano un andamento. Sono gli indicatori di ciò che succederà in futuro, non quello che è già successo. Non è che saldo banca, margini, utile a ritroso e fatturato non siano importanti, sono importantissimi, ma sono dati del passato, non mi dicono nulla di predittivo. Quello che vi dico io di predittivo sono questi, quindi sono il numero di attivazioni, il numero di lead in entrata, il numero di pulizia dei lead, cioè quanti sono semplicemente completi da essere richiamati. Se si abbassano il numero delle attivazioni, ragazzi, cioè i nuovi clienti che attiviamo, siamo fottuti, cioè perché il dato predittivo è quello. L'attivazione non è quanti clienti abbiamo venduto nuovi questa settimana, no, è il numero dei dati di contatto che abbiamo da parte delle persone. Questo è il saldo banca futuro, ok? Io mi faccio dare queste cose, ho già aumentato come negozio, come attività, come parrucchiere, eccetera, eccetera, volte nel quale le persone torneranno da me a farsi i capelli, a mangiare, a fare qualunque tipo di attività, a comprare qualcosa. E voi dovete fare sta roba, voglio questa roba. La seconda categoria sono i numeri rilevanti, il saldo banca, i numeri attuali della banca, ma soprattutto il rendiconto finanziario predittivo, quindi il flusso di cassa predittivo, quindi con le uscite, la differenza tra le uscite previste e le entrate di incassi previsti, a un mese, a 3 mesi, a 6 mesi, a 1 anno. La terza categoria è front-end, back-end. Significa che devo avere i numeri del sistema front-end, back-end. Cioè, quali numeri? Della gente che è entrata nella vostra lista, quanti hanno preso il front-end? Di questi, quanti hanno preso il back-end? Di questi, quanti hanno fatto cross-selling e upselling? Di questi, quanti hanno preso la versione super basica? Cioè, quanti hanno comprato il downsell? Oh, questa roba dovete fare, non è scienza dei raggi, ci sono i soldi qua dietro. Cioè, con questa roba che vi sto dicendo diventate milionari o no? Oh, oh, non me ne frega un cazzo se avete fatto economia e commercio all'università, sti numeri voi non li sapete, ok? Io mi gioco i coglioni, se no voi mi mandate una smentita, ok? No, io ho fatto economia e commercio, questa roba l'ho imparata, e io mi taglio i coglioni in diretta su YouTube e voglio fare le nuvole. Oh, oh, oh! E vado a cantare nel coro delle voci bianche. Dovete credere ai numeri, ma se voi questi numeri non li guardate, non siete imprenditori, siete vittima uterina di quello che pensa vostra moglie, di quello che dice il tizio. Non c'è un cazzo di pensare, le vostre opinioni non sono rilevanti, come non sono rilevanti anzi le opinioni di nessuno. La mia azienda funziona non perché io ho belle opinioni, io non voglio avere opinioni di un cazzo, io voglio i numeri parlano da soli, e abbiamo risolto.